Area del lavoro, area del guadagno e magari desiderio di cambiare vita, di lasciare un posto fisso, un lavoro da dipendente per lavorare da casa, nei propri tempi, con le proprie possibilità, con le proprie modalità. Ne parliamo nel video di oggi e con la Giorgia. Ciao da Roberto, ben ritrovato ancora una volta. Ciao, Abbiamo ciao Giorgia. Roberto. Giorgia l'abbiamo già vista con noi, insomma, in diversi video, un sacco di contenuti. Oggi ti chiamo un po' a parlare della tua esperienza personale, Sì. no? Anche perché lei oggi qua vi può dare delle cose. Io onestamente su questo campo specifico non posso, o meglio, parlerei per teoria, perché nella mia vita, fin da ragazzo, io lavoro ormai da tanti anni, però ho fatto, credo, 3 o 4 mesi di lavoro Oh, dipendente però. in vita mia. Beh, ben 4 mesi, no? Non disprezzarmeli. Ho lavorato in libreria da mio zio come aiuto commesso per la scolastica quando ero un giovane studente sbarbato universitario. E poi ho lavorato, pensa, un mese e rotti in Rai a Genova, Ma dai. quando ancora stavo a Genova, perché una persona che era tra l'altro un mio amico lavorava lì come tecnico, non come giornalista, no? Ero dall'altra parte della telecamera a fare i montaggi RVM, ero fierissimo, montaggi RVM Roberto Ti torna Pesce, utile sì, adesso. eccetera, e feci un mese solo perché poi il tipo si tornò dalla malattia, mi licenziarono Via. e lì Triste terminò la mia storia. carriera da lavoratore dipendente. Poi ho sempre lavorato come professionista, come imprenditore, come formatore, insomma, questa è più la mia vita. La tua storia invece è diversa. Varia, direi, assolutamente. Tanti anni di lavoro Sì. dipendente. Sì, da quando sono uscita da scuola, sono stata assunta in banca, una delle poche fortunate donne, fra l'altro, all'epoca, e sono rimasta lì 26 anni, cambiando un paio di banche, ma bene o male, Ok. insomma, occupandomi di Però quello. ti faccio subito la domanda un po' scomoda, ma Sì. sai che a me piace anche un po' investigare la parte della mentalità, Ok. no? Perché, al di là degli ovvi riscontri magari economici, ma dal punto di vista emotivo, perché hai tenuto una carriera professionale da dipendente per tanti anni e perché a un certo punto sei arrivata a maturare l'idea di cambiare strada? Poi parliamo del vero contenuto del video, Sì. ma questo Beh, secondo me è interessante. allora, perché si mantiene una carriera da dipendente? Sicuramente per un discorso di sicurezza e nel mio caso in particolare donna, io ho avuto due figli di cui uno è nato abbastanza presto, insomma avevo 26 anni quando sono rimasta incinta di Pietro, quindi è stato sicuramente utile avere una tranquillità e una sicurezza da questo punto di vista. Quindi ti sentivi garantita, secondo te il Sì. dipendente si sente essenzialmente garantito dal fatto che il suo stipendio è quello Esatto. e, a meno che non tiri una bomba, Esatto. non so, si spogli nudo sul balcone della banca, una cosa oscena, Uccida un cliente uccida un cliente, in spargendo Italia è difficile tutt'oggi sangue. essere licenziati. Quindi questa sicurezza Esatto. dello stipendio per te era Sì. Sì, importante. poi oltretutto ho tenuto anche il part-time, quindi quando è arrivata la seconda figlia, insomma, mi gestivo un po' i miei tempi. Però ti faccio come dire, come si dice, da l'avvocato del diavolo, Diavolo. Bastian Contrario, ma c'è l'avvocato del diavolo. Non hai mai Ok. pensato a una persona con le tue capacità che avresti potuto magari guadagnare di più e anche avere più soddisfazione e più libertà lavorando in proprio? Sì. Anche perché ti conoscevo già ai tempi, quindi te l'ho sentito dire un milione di volte, ma non pensavo che questa cosa calzasse su di me. E quindi probabilmente sì, ci ho pensato, ma non l'ho mai considerata veramente. Quindi non ti ritenevi Forse. all'altezza pronta, diciamo? Sì. Quindi può essere un tema di autostima? Ma anche di comodità, Ok. forse, perché sicuramente avere l'orario fisso, sapere cosa devi fare, e avere anche una routine a volte aiuta a non pensare. Ok. Però a un certo punto hai cambiato idea. Ok, Eh sì. perché? Ma soprattutto questa è la cosa che vogliamo dire a chi ci Sì. guarda. Come hai fatto per gestire la transizione? Perché questo era un po' Sì, complesso. allora diciamo il perché è stato un insieme di tante cose, però a un certo punto avevo voglia di mettermi alla prova e di fare anche qualcos'altro, per cui non volevo comunque rischiare di perdere tutte le sicurezze che avevo acquisito, anche i gradi che avevo acquisito in tanti anni di banca, e quindi ho detto vabbè, vediamo come si può fare, ho chiesto l'aspettativa, ovviamente mi hanno detto di no subito.
Possono, io questo davvero non lo so, possono dirti di sì, di no, è loro facoltà o è un tuo diritto chiederla? Allora, l'aspettativa, a seconda dei settori dove lavori, ma sia gli statali che i privati, hanno sia delle possibilità di ottenerla obbligatoriamente, sia delle possibilità che gli venga concessa facoltativamente dal datore di lavoro. Okay. L'obbligatorietà, ad esempio, per motivi di salute, ma nel mio caso io non avevo necessità particolare, per cui la banca non riteneva di poter fare a meno del mio lavoro per i 6 mesi che avevo richiesto. Per fortuna nel mio caso io mi sono accorta di avere un arretrato di aspettativa non goduta nei tempi della maternità, di maternità non goduta, e quindi l'ho utilizzata. Ok. E quindi sono rimasta. Questa può essere una strada. È una strada, ovviamente non è retribuita, quindi qua l'intelligenza finanziaria mi ha aiutato, perché qualcosina da parte avevo per comunque assicurarmi quei 6 mesi, e in realtà volendo 1, 2, 3 mesi in tanti potrebbero approfittare e mettersi alla prova da questo punto di vista. Qua hai fatto un link, scusami, lo prendo un attimo per dire una cosa importante. Io ci tengo molto a dire questo, no? Spesso quando si vedete cose di formazione finanziaria, i libri degli americani o magari qualche formatore o pseudo formatore italiano vi motivano sempre sulla ricchezza, il guadagnare, no? La macchina, queste immagini, che va benissimo guadagnare, avere la macchina bella. Vivo da tanti anni in Emilia, patria anche di automobili ruggenti. Però la sicurezza, la solidità finanziaria, secondo me è tanto importante, perché ti amplia le scelte, no? Quello che la Giorgia ci ha appena detto è proprio questo, cioè sono permessa di fare un passo prendendomi dei rischi che dal tuo punto di vista erano anche emotivamente sentiti, perché le tue casse erano piene, non so, sei stracolme come deposito paperone, però avevo un margine di sicurezza. Quindi, la rete nel fare il salto, no? La rete del saltatore. Esatto. Okay. Dopodiché, passato il periodo d'aspettativa, comunque avevo il mio posto garantito, quindi ho detto perché no, proviamoci. Okay. In quel periodo lì ho scritto il mio libro, ho pubblicato il mio libro, poi sono rientrata in banca. E di questo magari ne parliamo poi in un altro video, esatto. Perché mi sa che siamo andati già un po' lunghi. Bene, quindi abbiamo parlato, mi sono un po' tutto intrampolato, ma va bene lo stesso, mi avete capito. E, abbiamo parlato di un passaggio importante per tante persone, dal lavoro dipendente al lavoro improprio. Questa cosa dell'aspettativa può essere importante, non so se ci sono altre se uno fosse stato un uomo, cioè che c'è il congedo di paternità. Allora, c'è il congedo di paternità, ma nel caso dell'uomo magari io non avrei avuto la possibilità, perché la banca me l'aveva rifiutato, quindi avresti dovuto insistere di più, diciamo, col datore di lavoro. E dov'è che ci si informa se uno tipo prende un no, no? Tante persone a volte dicono questa cosa non si può fare. Io sostengo sempre che invece prima di dire che non si può fare alla prima campana, verifica. In questo caso dov'è uno che può verificare? Beh, io ho chiesto ai sindacati una mano per potermi insomma informare di più, e loro mi hanno dato tutte le indicazioni del caso, mi hanno dato questo suggerimento di verificare se avessi ancora dei giorni di maternità. E per fortuna questo è stato positivo. I sindacati sicuramente possono aiutare se sei iscritto, se no un CAF anche. Ok, bene, direi che insomma un po' di cose le abbiamo dette anche nel video di oggi. Come sempre, seguici qua sul canale YouTube, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, iscriviti alla nostra community finanziaria gratuita, trovi il link in descrizione. Che dire, una buona giornata per tutti i dipendenti e lavoratori autonomi. Richiamiamo la Giorgia presto per parlarci di lavorare da casa, di autopubblicarsi, che sarà un altro video interessante che andiamo a fare presto. Bene, da parte nostra, ciao, buona giornata.